malissimo Bucaro, perché commentare una sconfitta con altri tre gol subiti credo che sia un momento molto delicato per il Pescara. Sì, però è una partita diversa dall'ultima che abbiamo fatto, dalle ultime trasferte. La squadra ha avuto l'atteggiamento giusto, ha giocato anche in alcuni momenti bene, siamo andati in vantaggio dove potevamo poi fare più male alla Maceratese. Il periodo è quello, scusa, alla Recanatese, il periodo è un po' particolare perché su due azioni e mezza abbiamo preso tre gol, noi potevamo fare qualcosina in più e non ci siamo riusciti, però la squadra ha dato tutto, ha cercato di rimettersi in sesto dopo la mia provocazione e devo dire che sotto il piano dell'atteggiamento la squadra ha dato tutto, poi per adesso non ci riescono alcune cose, fa parte anche un po' del periodo complicato che stiamo vivendo, però non è la stessa partita o le stesse partite che abbiamo fatto nelle ultime trasferte. Però la facilità con la quale la Recanatese in particolare Lipari ha trovato prima l'assist per Melchiorri, poi il gol del 2-1 e la mancanza di cattiveria in occasione del gol del 3-2, credo che siano qualcosa di poco carino da vedere. No, siamo stati un po' leggeri, ma il calcio è anche questo, ci può stare, però ripeto, siamo amareggiati, la sconfitta è pesante perché comunque veniamo da un periodo negativo, però se devo paragonare questa partita persa anche prendendo tre gol rispetto alle ultime tre trasferte, sicuramente la squadra ha cercato di fare, poi abbiamo creato un po' di confusione, però la squadra era viva, aveva voglia e questo è l'importante anche per il futuro. Però non me ne voglia Bucaro, ma la settimana scorsa, anzi 72 ore fa, c'era di fronte la Torres, oggi una Recanatese che era la peggior difesa del campionato e che non vinceva una partita non so da quanto tempo. Sì, ma ci sta, che devo fare, che devo dire? Purtroppo per adesso è un periodo che non riusciamo a fare quello che vorremmo fare, purtroppo questi periodi capitano, è un periodo adesso lungo perché tranne la partita con la Lucchese poi veniamo da diverse batoste fuori casa, l'importante è che la squadra oggi abbia giocato con un atteggiamento secondo me giusto al di là del risultato che poi è stato a favore della Recanatese. Te le chiedo se ha parlato con il direttore dell'Icarri, con la società a fine partita? No, ancora non ho visto nessuno. La domanda è d'obbligo se si sente in discussione dopo sette gol in due partite subite. Ma io faccio, diciamo, il mio lavoro, mi è stato chiesto se volevo continuare il percorso, ho detto sì, sono convinto delle mie idee, certo in questo momento i risultati sono negativi, sentirsi in discussione, ve l'ho detto alla conferenza prima della partita con la Lucchese che era una sorta di presentazione, l'allenatore è sempre in discussione, quindi non è che non mi sentivo prima, mi sento adesso, io faccio il mio lavoro, cerco di fare il meglio possibile, poi se c'è la fiducia bene, se no ognuno prende le proprie decisioni. Studio per il tecnico del Pescara Bucaro che l'auricolare vi ascolta. Sì, la domanda intanto, buonasera Giovanni Bucaro, la domanda da parte di Alessandro Alberti. Buonasera. Innanzitutto buonasera a te mister, ti chiedo, io ricordo quando eri ad Ascoli che spesso facevo, quando giocavi spesso venivo in riunione lì dal tuo direttore sportivo Tomè, mi diceva l'importanza che avevi nella fase di difensiva di quell'Ascoli. La cosa vedendo il Pescara è la facilità con la quale si riesce a prendere gol. Che cosa pensi di fare per cercare di invertire questa tendenza? Perché onestamente ogni volta che ho visto le partite del Pescara non le ho potute per motivi di lavoro seguire tutte, ma la cosa che balza all'occhio è la facilità con la quale gli avversari riescono ad andare in rete. Sì, chiaro, sì, no, sicuramente i numeri parlano di questo, ultimamente abbiamo preso tanti gol anche in maniera un po' ingenua, è normale che dobbiamo lavorare molto su questa situazione qui. Purtroppo capitano questi periodi che non dovrebbero capitare perché adesso le ultime quattro trasferte le abbiamo perse tutte anche prendendo tanti gol, è un problema che abbiamo e lo dobbiamo migliorare. L'ultima la faccio io, come mai la scelta di tenere fuori Di Pasquale che probabilmente tra i difensori è sempre stato quello che ha dato più garanzia? Perché oggi secondo me Mesic era pronto per tornare a giocare e ho scelto Mesic. Tugno va bocciato? No, però dovevamo cambiare qualcosina e abbiamo cambiato Tunio.